eccoci qua signori, buongiorno, dopo la bellezza del 18 maggio siamo arrivati al 28 maggio e finalmente è arrivata una bella sanzione da parte dei vigili urbani che ci dicono che non possiamo tenere un tabello pubblicitario fuori dal locale perché è sul suolo del marciapiedi, dopo 20 anni che questo cartello non c'è. La multa, cioè che questo cartello c'è, sul suolo pubblico non si può mettere, dopo 20 anni che il cartello è lì. La multa è della bellezza di 301 euro. Qua siamo al bar Prima o Poi, ripeto, abbiamo appena aperto da 10 giorni, bar Prima o Poi di Dossobuono a Villa Franca di Verona. Non si fa un cazzo, perché non stiamo facendo un cazzo, 6 coperte al giorno. Ho una dipendente, Laura, puoi venire per cortesia? Lei è Laura, la mia dipendente. Tirati pure giù la mascherina che non serve. Dovrò licenziarla, bravi, complimenti. Con la pensione di mio marito, che è lui, ho dovuto pagarci l'affitto e ho dovuto aggiungere dei soldi e non ho mangiato grazie a Conte, non ho mangiato grazie al sindaco di Villafranca e non ho mangiato né tantomeno per Zaia, perché per voi ve ne fregate di noi, siamo morti, morti che camminano. Io non ho 300 euro, mi dispiace caro Stato mio, da darvi, perché tanto voi non mi date niente, neanche la possibilità di tenere aperto. 6 coperte al giorno facciamo, 6. Caro sindaco di Villafranca, forse il suo lavoro poteva farlo fatto un po' meglio. Magari dire, guardate, non tenete i cartelli lì, potete spostarli, non le sanzioni. In questo momento le sanzioni a noi non servono. I poliziotti che sono venuti, per carità di Dio, hanno fatto il loro lavoro, ma loro forse non hanno capito che se noi piccoli chiudiamo, e ve lo ripeto ancora, voi non avete lo stipendio perché voi non mangiate, perché soldi non ce n'è per tutti, perché io chiedo il reddito di cittadinanza e sto a casa a grattarmi il culo, avete capito? Mi gratto il culo invece di spaccarmelo sul lavoro. La dipendente deve fare meno ore perché giustamente non c'è lavoro, io me ne devo fare di più perché giustamente non posso pagarla, se no cosa volete anche da me? Un litro di sangue? No, non ve lo do. Non vi do un litro di sangue. Adesso questa sanzione io non posso permettermi di pagarla. 10 giorni, mi dispiace, dove vado a prenderli? Vado a fare la puttana? Per voi vado a fare la puttana? No, cari miei, io da domani, anzi ho già tirato giù la serranda, io no, la puttana non vado a farla, vado a chiedere il reddito di cittadinanza. Mi mantenete voi, avete capito? Mi mantenete voi. Ciao, grazie Zaia. Grazie sindaco di Villafranca e grazie merda di Conte!